Questa campagna elettorale. Spento il microfono, è spento. E come è spento? Questo? Aspetta. Ecco, bravo. Aspetta. Mo' è acceso. No, guarda, è difficile. È cambiato mestiere già. Avrete un sindaco giornalista, non vi illudete, per cui vi informerò di tutto. E che dire, io sono molto emozionato stasera, lo sarò ancora di più quando mi renderò conto di quello che abbiamo fatto, di questa grande impresa, di quello che siamo riusciti a portare a termine e di quello che forse non ci aspettavamo neanche, cioè diciamocelo francamente, quando noi sapevamo che il centrosinistra poteva aggiudicarsi questa vittoria all'indomani delle dimissioni del sindaco, e quindi sapevamo ad agosto che con una bella lista, con un bel accordo avremmo potuto portare a termine questa grande impresa. Poi ci sono stati problemi che sapete, noi abbiamo dato vita a una grande coalizione di centrosinistra e però allo stesso tempo abbiamo avuto il centrosinistra, che qualche parte del centrosinistra che ha voluto fare la strada da soli, gli ambientalisti di Brindisi Bene Comune. Gloria, posa il telefono e vieni qua, Gloria, vieni. Gli ambientalisti di Brindisi Bene Comune, la lista di Roberto Fusco e ovviamente il riferimento anche alla lista di Brigante. E insomma, quando poi siamo diventati quattro candidati del centro-sinistra, la strada si è fatta molto difficile. Mo ce lo possiamo dire pure fra di noi, qualcuno anche fra di noi, chissà se riusciamo ad arrivare al ballottaggio. Abbiamo avuto qualche timore all'inizio, qualcuno si è impressionato, qualcheduno ha pensato che forse potevamo non farcela, che la nostra proposta politica poteva non essere forte, che insomma, serie di dubbi, perplessità, perché come sappiamo farci male noi della sinistra, non si sa far male nessuno. E comunque a quel punto ecco perché io ho deciso di usare molto la mia esperienza anche nel campo della comunicazione. Allora ho deciso che questa campagna elettorale doveva essere condotta in maniera differente, non soltanto utilizzando gli strumenti di comunicazione, ma facendo una campagna elettorale a stretto contatto con i cittadini. Lo abbiamo fatto, abbiamo viaggiato in lungo e largo la città, abbiamo dato vita a un piccolissimo esercito di collaboratori e siamo andati in giro per la città, per le contrade, per i rioni, siamo andati tante volte a Turrano, nelle altre periferie, siamo andati ovunque. Abbiamo parlato delle cose che potevamo fare, abbiamo detto con chiarezza le cose che non si possono fare, abbiamo detto con altrettanta chiarezza come vogliamo cambiare questa città, come vogliamo portare all'incasso tanti risultati importanti per Brindisi e soprattutto abbiamo detto come vogliamo riscattare Brindisi, come vogliamo andare con testa alta non solo a Brindisi ma in Puglia, in Italia, nel mondo. Vogliamo portare questa città con orgoglio a svolgere il ruolo che ha dimenticato negli ultimi anni. E insomma, pian piano è cresciuta la fiducia, pian piano siamo passati dalla possibilità di non arrivare neanche al ballottaggio a quella di arrivarci al ballottaggio. Poi noi proponevamo soluzioni utili per la città e gli altri rispondevano con veleni su di me e sulla nostra coalizione. Ed è così che questa
è così che Brindisi ha detto basta ai veleni, è così che Brindisi ha detto basta a un vecchio modo di fare politica, ha detto basta anche ai dubbi, ha detto basta ai sospetti, ha detto basta a qualsiasi cosa che non rispondeva a una concreta speranza di crescita di Brindisi. Lo abbiamo fatto con convinzione e i nostri consensi noi li abbiamo monitorati giorno dopo giorno. La cosa esaltante che ci ha dato la forza di andare avanti è stata quella di avere cognizione giorno dopo giorno di aumentare i consensi. E noi siamo partiti più o meno dal 30% e pian piano, giorno dopo giorno, siamo andati in crescita, fino ad arrivare a questo risultato che è maturato, proprio i punti decisivi, i percentuali sono maturati nell'ultima settimana. E noi abbiamo dato il cuore, l'anima e tutta la nostra, tutto il nostro tempo, il nostro entusiasmo, la nostra voglia di fare. Oggi siamo qui, adesso festeggiamo con tanti di voi valorosi, i più coraggiosi, coloro che hanno sempre creduto in questo progetto, in questa idea, ma il problema è che poi allargheremo questo momento di incontro, probabilmente giovedì o venerdì, adesso lo decidiamo, con un comizio che faremo qui, rivolto alla città, rivolto ai cittadini. Parleremo e diremo ancora una volta cosa vogliamo fare e diremo concretamente che le cose che abbiamo detto in campagna elettorale noi le faremo tutte. Nessuno si illuda, nessuno si illuda. Adesso non abbiamo da raccogliere più voti, adesso non dobbiamo raccogliere più voti. Non abbiamo bisogno di fare promesse, tra l'altro non le abbiamo mai fatte in campagna elettorale, e quindi le cose che abbiamo detto le faremo realmente. E poi, se mi consentite, cominceremo anche a far vivere questa città nei rapporti con il territorio. Cancelleremo, mi auguro, le polemiche anche con gli avversari politici. Pensate un po', hanno polemizzato l'ultimo sabato, a campagna elettorale conclusa, hanno polemizzato sin anche sulla scelta delle persone con cui abbiamo fatto spettacolo, perché ci hanno detto che non avevamo scelto artisti brindisini, e invece noi abbiamo scelto artisti baresi, perché Antonio Stornaiolo in teatro è di Bari, chi ha suonato la musica è di Lecce, pensate un po', sai, dall'altra parte del mondo. Il cantante però è brindisino, però non andava bene, come se anche per la cultura ci fosse questo steccato della brindisinità. Guardate, la brindisinità è importante, noi faremo vincere Brindisi, ma non su queste cazzate, faremo vincere Brindisi sui posti di lavoro, faremo vincere Brindisi sulle possibilità di crescita di questo territorio, faremo vincere Brindisi su come si imposta anche un programma che riguarda la cultura. E sulla cultura abbiamo impostato il nostro programma con gente made in Brindisi, e se poi faremo una cultura fatta da brindisini che richiedono però l'intervento, ma che richiedono anche l'esibizione, o che vogliamo far esibire qui gente che arriva dall'altra parte del mondo, ben venga. Non è quella la differenza è sulla grande voglia di riscatto della nostra città, e il riscatto parte anche dalla legalità. Io voglio chiedere a Fabio Marini, presidente del comitato anti-racket di Mesagne, che ha subito un vile attentato, a Mesagne, fatemi un po' di spazio, vieni qui Fabio. Io ho potuto non fare altro. Scusate, fermatevi un attimo, fatemi finire una cosa importante. Vieni Fabio. Non ho potuto. Abbassa un po' il volume, scusate la cassa, da dire. Non ho potuto esprimere la mia solidarietà direttamente
a Fabio Marini perché ero in silenzio elettorale. L'ho fatto con una telefonata, adesso voglio farlo direttamente. Mesagne, come Brindisi, come tutta la provincia, come il Salento, come la Puglia, faremo gran parte di una grande, di una grande, di una grande realtà. E tutti insieme andremo verso un futuro diverso, un futuro migliore, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi. Io farò di tutto, ve lo dico sinceramente, per accorciare al massimo i tempi, anche questi, della politica, per dar vita a un nuovo esecutivo, per cominciare a lavorare. Farò di tutto per accorciare al massimo questi tempi. E poi voi sarete con me tutti al mio fianco. Io adesso mi limito a ringraziarvi, a dire ancora una volta grazie alla mia città che avevo già nel cuore, perché io sono un brindisino e questo sì, sono un brindisino che vuole bene a Brindisi. E vogliamo ancora una volta, voglio ancora una volta dirvi che sarà bello governare insieme questa città, sarà bello portarla avanti. Io devo occuparmi adesso anche di una cosa che riguarda il mio lavoro. Ovviamente dovrò mettermi in sonno nel mio lavoro, non prima di aver sbrigato un problema che riguarda tanti miei colleghi di lavoro di Telenorba. Mercoledì io sarò a Conversano a difendere i miei colleghi, a difendere il lavoro e a difendere la dignità di questa città, e lo farò in maniera convinta, come in maniera convinta lo farò trovando ogni possibile occasione di occupazione per i tanti ragazzi in Brindisi che sono senza lavoro e che sono in grande difficoltà. Io non aggiungo altro, vi do appuntamento, vi informeremo quando sarà questo comizio. Sarebbe bello se anche in quell'occasione ci incontrassimo in tanti qui in piazza a fare festa, questa volta per Brindisi, anche perché mettiamo da parte davvero tutte le polemiche, guardiamo avanti. Stasera ci hanno tirato un altro trabocchetto, volevano farci fare polemiche anche stasera, perché la vittoria è una vittoria un po' meno vittoria, lasciate perdere, abbiamo vinto. Abbiamo vinto nel pieno delle nostre forze e continueremo a vincere per Brindisi. Vinceremo per noi, vinceremo anche per qualche vecchio leone e per qualche gregge di pecore. Arrivederci. Signora Gonzales, sicuramente è ancora molto emozionata per questo risultato, ma se lo attendeva in cuor suo? Io fino alla fine, voglio dire, sono stata così come lui, cioè, voglio dire, in trepidante attesa, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Insomma. Quale sarà la prima cosa che dirà questa sera quando tornate a casa suo marito? Andiamo a dormire. Grazie, in bocca al lupo, auguri. Grazie. No, per adesso stiamo sempre al 6 sul sindaco e al 4 e qualcosa di non ce la fanno con. Non lo so. Sare. Vediamo. Non lo compro. Ci vediamo in consiglio comunale. Grazie, grazie, grazie. Ciao. Un abbraccio, ci sentiamo domani. Grazie a tutti.